Open Space, appunto, è questa giovane associazione che ha dato vita a Ormeggi, questo festival letterario inserito nel contesto di Impressioni Mobili, questo progetto più grande, se vogliamo. Ormeggi è un festival letterario del quale sentiva la necessità, secondo me, a Lamezia, perché a Lamezia vi sono state varie iniziative di stampo culturale, ma mai un contenitore talmente variegato di offerta. Quindi ci sono le classiche presentazioni dei libri, ci sono ospiti di rilievo nazionale, ci sono stati workshop, vi sono state un sacco di iniziative, di laboratori. Sono veramente felicissimo di poter far parte di questo progetto del Festival Meggi e di Impressioni Mobili, e sono grato ai ragazzi di Open Space che l'hanno ideato, e gli sono grato di avermi concesso questa possibilità. Il workshop di oggi si chiamava filologico. Questo filologico è l'aggettivo, appunto, che deriva dalla filologia, ovvero tutte le fasi, la scienza che studia tutte le fasi di produzione affinché il testo dalle proprie origini arrivi nella sua forma finale, e anche quel filologico, quel nesso, quel fil rouge che unisce in questo caso la letteratura e la canzone. Infatti abbiamo indagato le varie fonti letterarie dei cantautori italiani, ma anche dei cantautori anglofoni, offrendo una vasta gamma di esempi per questo. Lungi da me la volontà di essere esaustivo, ma gli esempi che sono stati offerti quest'oggi sono molto variegati, spaziavano dai più noti De André, Guccini, fino ad Alberto Camerini, ai Massimo Volume, oppure, citando opere anglofone, abbiamo affrontato Iron Maiden, abbiamo affrontato Kate Bush, abbiamo parlato di David Bowie, per poi concludere comunque con Domenico Modugno, il testo Che cosa sono le nuvole, che è stato scritto da Pierpaolo Pasolini, appunto per esemplificare al massimo questa commistione, questo nesso quasi ancestrale che vi è fra la canzone e la letteratura. Poi, appunto, come proprio dell'anima di Digerie Poetiche, sono state anche lette le poesie che hanno offerto l'ispirazione a queste canzoni. Perciò è stato, penso, un laboratorio di lettura partecipata molto, molto valido. Varie persone, infatti, alla conclusione dell'evento mi hanno ringraziato, fra virgolette, sono lieto loro di questi ringraziamenti, mi hanno espresso la loro meraviglia, il loro stupore di fronte a vari aspetti della canzone che tante volte passano inosservati e ignorati totalmente, quando in realtà sono una delle cose più preziose che dividono la musica fatta per intrattenimento dalla musica fatta per arte.